Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare con voi di 4 modi per guadagnare online partendo da zero. Però questa ambientazione non mi piace, spostiamoci dentro. Ok, eccoci qua, va molto meglio anche a livello di luce. Innanzitutto voglio dire grazie a tutti quanti perché il canale sta crescendo, stiamo diventando sempre di più e mi motivate di più a fare video, quindi ricordati di iscriverti, sennò poi mi demotivo e non faccio più video. Tornando a noi, oggi voglio parlare con te di 4 modi per iniziare a guadagnare online senza investimento e senza soldi. 4 modi poco comuni che non ho visto in giro e di cui poche persone parlano. Innanzitutto, perché lavorare online? La flessibilità, la comodità e soprattutto è perché il futuro. Ormai i lavori tradizionali sono sempre più in crisi, è sempre più difficile trovare un'occupazione o rendersi soddisfatti della propria vita con un lavoro tradizionale e sono sempre di più le persone che cercano un'opportunità online. Non riuscendoci, non capisco sinceramente perché, visto che online le possibilità sono infinite, bisogna semplicemente avere focus nelle giuste cose. Ecco perché oggi voglio darti 4 idee da cui puoi iniziare. Iniziamo subito. La prima è sfrutta la scia dei big. Nel senso, ci sono un sacco di aziende miliardarie che fatturano centinaia di miliardi l'anno che puoi sfruttare per fare soldi. Ti basta una piccolissima parte del loro fatturato per riuscire a vivere o per riuscire a farti uno stipendio. Anche a diventare milionario con una piccolissima parte. Ti spiego cosa intendo. Mettiamo ad esempio Amazon. Con Amazon ci sono decine di modi per guadagnare, ok? Oggi ne voglio dire una. Parlo del affiliate marketing, cioè del marketing affiliato. Cosa significa? Significa che su Amazon puoi fare un account dove diventi affiliato e puoi creare dei link per delle categorie o per dei singoli oggetti. E metterle nel tuo sito o darle alle persone che conosci, come ad esempio fanno magari gli youtuber e mettono i link in descrizione, e ogni acquisto che le persone faranno tramite quel link o quell'immagine nel tuo sito, tu riceverai una percentuale. Ti dai ora, ok, ma non sono grandi cifre, io non ho un pubblico. Esatto, ma ti do un'idea su cosa puoi lavorare. Puoi creare un sito raccoglitore catalogo. Non so se ti è mai capitato di andare su Google, cercare un oggetto e finire su uno di quei siti in cui ci sono tutte le immagini Amazon che ti riporta all'oggetto che stai cercando sul sito Amazon, ok? Quindi c'è l'intero catalogo diviso per categorie, con i link, con le immagini, ci clicchi e invece di acquistare su questo sito ti riporta Amazon. Ecco, questo è un sito raccoglitore affiliato. Questo significa che loro hanno e tu puoi creare un sito che raccoglie alcuni oggetti o tanti oggetti o tutto il catalogo Amazon tramite i tuoi link affiliato e dagli sponsorizzate oppure semplicemente fare un ottimo SEO o pubblicizzarle su Facebook o pubblicizzarle un po' in giro in modo da prendere traffico e le persone quando troveranno un oggetto tramite quel sito acquisteranno da Amazon e tu guadagnerai. Ti assicuro che ci sono siti che fanno cifre spaventose, parlo di 6 cifre al mese, ok? Decine di migliaia di euro al mese. Se fai questa prova, vai su Amazon, cerca un oggetto, magari un oggetto elettronica, un accessorio da giardino, fai tu. Metti lo stesso titolo o parte del titolo su Google, all'inizio risponderanno i link Amazon, però vedi quanti siti ti spuntano che non sono Amazon ma che li portano ad Amazon, cioè tu entri, vedi un sito, un e-commerce normale, quando clicchi sull'oggetto ti riporta ad Amazon, dice acquista ora e ti riporta ad Amazon. Se lo fai in Inghilterra o in America è ancora più accentuato, ce ne sono molti di più. In Italia non sono tanti, però per questo è un mercato che ti può sfruttare, ok? Ti ingrandisco, ne conosco persone che lavorano così, con questi siti. Fanno un sacco di soldi. La seconda idea che ti voglio dare è di diventare un assistente virtuale. Non, sia che tu sia donna, sia che tu sia uomo, puoi intraprendere questa carriera che è un ottimo modo, sicuramente non per diventare milionari, ma per farti uno stipendio per lavorare direttamente da casa e in comodità.
Ma chi è un assistente virtuale? L'evoluzione di quello che era una volta assistente per gli imprenditori o per gli amministratori o per un dirigente che lo aiutavano nelle task quotidiane. Però oggi l'assistente è diventato anche virtuale e lavorano soprattutto con chi ha un e-commerce, chi lavora in dropshipping, chi lavora su eBay o comunque tante altre cose, aziende magari a rispondere al telefono o quando contatti per esempio il supporto Amazon, il supporto Vodafone che rispondono degli assistenti virtuali. Puoi fare questo. Ovviamente ci sono diversi modi per farlo. Uno è appunto diventare lavoratore per un call center di questi che hanno Amazon, Vodafone, Fastweb, ma solitamente non sono ben pagati. Secondo me hai più possibilità di essere pagato meglio facendo assistente virtuale per chi ha un e-commerce o per chi lavora in dropshipping o per aziende che si stanno lanciando online, perché solitamente hanno una paga più alta o comunque meno ore di lavoro, quindi più tempo libero con la stessa paga. I requisiti ti servono? Ovviamente dipende per cosa stai andando a fare l'assistente virtuale. Solitamente si fa per gli e-commerce o su eBay, per esempio nel mio caso. Quello che ti consiglio di studiare è la base dell'e-commerce su come evadere gli ordini, studi di Shopify. Studia di PayPal, studia di eBay in base a chi vai a trovare, a chi vai a trovare, studia di Amazon, prendi un po' di base, studia di come funziona la pubblicità Facebook, fatti un po' di cultura base su questo mondo. Ti assicuro che non è difficile trovare lavoro. Per trovare lavoro ti posso dare anche un consiglio: non cercare subito su questi siti di ricerca lavoro, non lo troverai mai l'assistente virtuale di ricerca lì. Perché solitamente, se io devo cercare un assistente virtuale per eBay o per il dropshipping per Shopify, io vado a chiedere nei gruppi Facebook, nei gruppi Telegram, dove ci sono le persone di quella nicchia, dove ci sono persone interessate. Quindi, se tu stai cercando un lavoro come assistente virtuale o vuoi cercare un lavoro come assistente virtuale, ti consiglio di iniziare a diventare social nei gruppi dedicati all'e-commerce e al dropshipping. Numero 3. Per guadagnare online ti consiglio di fare consulenza. Mi dirai, sì, ma su cosa la faccio la consulenza? Non sono un esperto, non sono laureato, non c'entra. Innanzitutto dobbiamo capire chi è consulente, qual è la figura del consulente. Il consulente è una figura professionale che viene pagato in cambio di informazioni. Se io pago un consulente, non mi aspetto che quel consulente sappia tutte cose, ma mi aspetto che sappia più di me, quindi che mi sappia dare delle risposte che io sto cercando. Questo per dirti cosa: non hai bisogno di essere maestro di un argomento o non hai bisogno di sapere tutto un argomento, ti basta sapere più di quello che sa l'altra persona per avere delle informazioni di valore. Parentesi, oggi puoi trovare tutte le informazioni online. Ma non è questo il senso, perché se no i consulenti non esisterebbero più. Il senso di un consulente è darti informazioni mirate nel più breve tempo possibile, perché io posso studiarmi una cosa ma dovrei spendere settimane, quando invece potrei pagare 2 ore di consulenza e risolvere il problema. Quelle 2 ore pagate sicuramente le recupero invece di spenderle in settimane di ricerca. È questione se i soldi valgono il tempo che spendi. E tornando a noi, chiusa parentesi, quindi ti consiglio di studiare, di farti delle competenze specifiche. Non ha senso studiarsi 20 cose diverse in modo mediocre. Studiane una bene, assicurati di scegliere un argomento dove girano i soldi. Cioè, se io mi specializzo nel cucito, nella maglia, va bene, ci sarà una nicchia specifica, ma è difficile che qualcuno che fa maglia ti paga per consulenza o comunque ti paga poco. Ti consiglio di puntare, di studiare, di formarti in un settore ad alto volume di soldi, settori finanziari, settori di e-commerce, dropshipping, finanza personale, crescita personale, attività fisica, tutti questi settori dove c'è tanta gente che cerca e tanta gente disposta a pagare il giusto o comunque bene per quelle informazioni. Una volta che hai le prime competenze, ovviamente non ti dico che è una cosa da giorno alla notte, è un piano a lungo termine, perché comunque sì, non devi sapere tutto, ma devi essere formato, se no la tua reputazione non durerà a lungo. Studia,
settimane, mesi. Io ti sto parlando di un piano, in questo caso a lungo termine, negli anni. E una volta che avrai le competenze necessarie, ti candidi, cerchi i posti dove la gente del tuo settore si scambia informazioni e comincia a dare informazioni gratuite, ti fai conoscere e da lì puoi costruire il tuo ruolo di consulente. Questo è un ottimo piano, a differenza dell'assistente virtuale che può essere momentaneo e non molto pagato. Questo è un ottimo piano a lungo termine. Ovviamente, come vedi, assistente virtuale può iniziare bene o male in poco, qua hai bisogno di mesi o anni di studio, però questo ti può dare una carriera, può darti davvero tanti sbocchi. Non sto qui a parlarne, come vedi, non c'è nulla gratis. Comunque, o investi denaro o investi il tuo tempo. Quarto e ultimo punto per oggi, sfrutta le stelle nascenti. Cosa intendo? Immagina di poter investire su Amazon o su Facebook quando sono nati, o di iniziare a fare Amazon FBA quando ancora non c'erano concorrenti, le persone sono diventate milionarie, o cominciare a vendere su eBay nel 1998 quando c'erano pochissimi venditori e tanta gente ha sbancato. Oggi non è vero, ci sono poche opportunità. Ce ne sono sicuramente di meno, perché il boom dell'internet è andato, ma ce ne sono ancora. Quindi devi cercare tu le stelle nascenti da poter sfruttare. E oggi te ne do una. Etsy, E-T-S-Y, è un e-commerce americano specializzato nei prodotti fatti a mano. In America sta esplodendo. È nato nel 2015, negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita spaventosa. In Italia ancora è poco conosciuto, anche se è attivo, ma puoi usarlo perché sicuramente andrà a crescere. Questo intendo con stella nascente, vedere potenzialità. Attenzione, può essere che Etsy domani fallirà, non mi prendete sulla parola, io sto cercando di farti capire un concetto. Puoi cominciare a vendere prodotti usati, andare nei mercatini, andare nella cantina a casa di tua nonna, fatti fare da tua nonna prodotti a mano. Insomma, devi avere un po' di fantasia e sfruttare questi siti che al momento non hanno molta concorrenza. Ovviamente questo è un esempio. Ce ne sono molti altri. Il punto è cerca quei siti o quei servizi che stanno nascendo e che possono darti. Te ne dico un altro bonus che non avevo preventivato, ma che ci ho appena pensato: Skillshare. Ti lascio comunque i link tutti in descrizione. Skillshare, io lo uso in inglese, non so se ci sia anche in italiano, penso di sì. È un ottimo modo per guadagnare soldi. È una sorta di scuola virtuale dove chiunque può diventare insegnante o può creare le sue classi. Io creo le mie classi e le mie lezioni su un argomento e le persone che vedono queste classi non pagano me, però pagano un premium, un servizio a sito, un po' come Spotify, un po' come Netflix, tu paghi e hai l'accesso. Quando le persone guardano i miei video, le mie classi, io ricevo un compenso per ogni minuto in cui le guardano. Quindi questa può essere un'idea anche a costo zero se hai delle competenze speciali o delle competenze in generale specifiche, ti crei una classe, una delle tue classi di lezioni, fai un percorso, ovviamente devi fare lezione 1, lezione 2, fai un percorso intero e ogni persona che guarderà i tuoi video tu riceverai un compenso. Questo è a costo zero ed è una stella nascente che Skillshare è famosa in America, anche se non è nato da molto, ma ancora qui si sta lanciando, quindi può essere una buona opportunità. Quindi ragazzi, ci sono tante altre possibilità. Oggi ne ho voluto parlare con te di queste 4 più una, compresa Skillshare, data come bonus, ma ce ne sono tante altre. Farò una parte 2 spiegando altri 4 o 5 modi su come iniziare a guadagnare online, ma voglio che sia chiaro il concetto che niente è regalato, devi impegnarti. Devi studiare, internet non è l'Eldorado, è pieno di spam, pieno di finti guru che cercano di venderti corsi, alcuni sono legittimi, ma altri stanno semplicemente cercando di spillarti soldi. Quindi formati, cerca ciò che ti piace, cerca di una passione e persevera. Una settimana non basta, un mese non basta, devi perseverare e i risultati arriveranno. Ma concentrati all'inizio inizialmente su una cosa sola. Spero di averti dato informazioni buone anche oggi. Ricordati di iscriverti al canale e mettere mi piace, così continuiamo a crescere insieme. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!